Adam Sandler. Adam Richard Sandler, New York, 9 settembre 1966, è un attore, comico, sceneggiatore, produttore cinematografico e musicista statunitense. Distintosi negli anni 90 come membro del cast del programma televisivo Saturday Night Live, Sandler si è poi affermato presso il grande pubblico prendendo parte a numerose produzioni hollywoodiane di successo, per una media di 100 milioni di dollari al botteghino. È stato, per due anni consecutivi, il terzo attore più pagato dell'anno secondo la rivista Forbes, con un guadagno di 40 milioni di dollari nel 2011 e di 37 milioni nel 2012. Sandler è anche il fondatore della compagnia di produzione cinematografica Happy Madison Productions, chiamata così in onore a due dei suoi primi film di successo, Un tipo imprevedibile, Happy Gilmore, e Billy Madison. Tra le altre cose, la sua casa di produzione ha sviluppato anche la sitcom Le regole dell'amore, Rules of Engagement. Alcuni dei suoi film, come il globalmente stroncato Jack e Jill, sono stati fortemente criticati, portando l'attore al secondo posto per numero di vittorie, 9, e candidature, 26, ai Razzie Award, in entrambi i casi secondo solo a Sylvester Stallone. La sua interpretazione in film drammatici come Ubriaco d'amore, Rain Over Me, The Meyerowitz Stories e Diamanti Grezzi sono stati invece acclamati all'unanimità. Biografia. Sandler nasce a Brooklyn, borough di New York, il 9 settembre del 1966 da una famiglia ebraica di origini russe, figlio di Stanley Sandler, 1935-2003, un ingegnere elettronico, e di Judith Judy Levine, un insegnante d'asilo. All'età di 6 anni si trasferisce con la famiglia a Manchester, nel New Hampshire, dove, in seguito, consegue il diploma presso il Manchester Central High School. Tornato poi nella Grande Mela per frequentare la New York University, Sandler scopre la propria vis comica frequentando i club del campus. Nel 1988 ottiene la laurea. Carriera. L'esordio di Sandler come attore avviene nel 1987, quando è ancora uno studente, interpretando il ruolo di Smitty, uno dei migliori amici di Theo, in 4 episodi della 4ª stagione dei Robinson Il Vecchio e il Nuovo, l'assistente del mago, un grande amico e ballo di fine corso. Viene poi notato dal comico Dennis Miller, che lo porta a Los Angeles, raccomandandolo a un produttore del celebre Saturday Night Live, che lo assume nel 1990, dapprima come autore dei testi e in seguito anche come performer. Sandler diventa celebre interpretando divertenti canzoni originali, fra cui The Honka Song. L'esordio sul grande schermo avviene nel 1989 con il film commedia Going Overboard, ma la consacrazione come attore comico avviene soltanto 6 anni dopo, nel 1995, grazie a Billy Madison, che venne però accolto negativamente dalla critica. Seguono film di grande successo commerciale come Bulletproof, 1996, Un tipo imprevedibile, 1996, e Prima o poi me lo sposo, 1998. Era stato inizialmente ingaggiato anche per recitare nella commedia nera Cose molto cattive, 1998, ma dovette rinunciarci per poter recitare in Waterboy, 1998. Nel 1999 recita in Big Daddy, un papà speciale, per il quale consegue un Razzie Awards quale peggiore attore protagonista. Durante la lavorazione di Big Daddy, un papà speciale, l'attore conosce Jacqueline Samantha Titone, sua futura moglie, dalla quale avrà due figlie, Sadie Madison Sandler, nata nel 2006, e Sunny Madeline Sandler, nata nel 2008. Sandler ha interamente curato un film d'animazione a suo nome, in cui il protagonista è se stesso, intitolato 8 notti di follie, 2002. I più recenti giudizi della critica nei suoi confronti si sono rivelati più positivi, attribuendo i precedenti cattivi risultati alle sceneggiature dei film in cui aveva precedentemente preso parte. Sandler ha infatti cambiato parzialmente genere dei film da lui interpretati, passando da film comici, spesso demenziali, a commedie maggiormente impegnate come Ubriaco d'amore, per il quale ha ricevuto una nomination ai Golden Globe, Spanglish,
Quando in famiglia sono in troppi a parlare, 2004, e Reign Over Me 2007. In passato si era fatto il suo nome anche in occasione di Collateral, il suo ruolo andò poi a Jamie Foxx, di La Fabbrica di Cioccolato e di Bastardi senza Gloria. Fra i suoi lavori recenti più apprezzati si possono citare 50 volte Il Primo Bacio, 2004, Cambia la tua vita con un click, 2006, e Racconti incantati, 2008, prima produzione Disney per Sandler. Mentre poi vi sono i poco apprezzati dalla critica ma molto apprezzati dal pubblico Un Weekend da Bamboccioni, 2010, Un Weekend da Bamboccioni 2, 2013, e Pixels del 2015, basato sull'omonimo cortometraggio del regista francese Patrick Jean, prima di passare a un accordo di distribuzione con Netflix. Il suo primo film originale per Netflix è stato il film commedia The Ridiculous 6. Nonostante sia stato universalmente criticato, il 6 gennaio 2016, Netflix ha annunciato che il film era stato visto più volte in 30 giorni rispetto a qualsiasi altro film nella storia della piattaforma. Ha pubblicato altri tre film su Netflix tra il 2016 e il 2018, The Do Over, Sandy Wexler e The Week Of. È tornato in territorio drammatico nel 2017 con The Meyerowitz Stories, con la sua performance che ha ricevuto molte critiche favorevoli. Il 4 maggio 2019, Sandler ha fatto la sua prima apparizione come ospite di SNL, concludendo l'episodio con un omaggio al suo amico e collega Chris Farley. A dicembre 2019 Sandler recita nel thriller Diamanti Grezzi, Uncut Gems. La sua interpretazione è stata acclamata dalla critica come una delle migliori della sua carriera. Happy Madison Productions. Sandler ha formato la sua società di produzione cinematografica, la Happy Madison Productions, nel 1999, prima producendo film Deuce Bigalow, Maschio Gigolo. Ad oggi la compagnia ha prodotto la maggior parte dei film successivi di Sandler. La maggior parte dei film della compagnia ha ricevuto recensioni negative da parte della critica, tre dei quali considerati tra i peggiori mai realizzati, ma la maggior parte è andata ottimamente al botteghino. Altri che appaiono frequentemente nei film di Sandler sono David Spade, Kevin James, Steve Buscemi, Chris Rock, John Turturro, Peter Dante, Alan Covert, Jonathan Lochran, John Lovitz e Rob Schneider. Nel 2014, Netflix ha annunciato un accordo in quattro film con Adam Sandler e Happy Madison Productions. La società si trova nell'8 Sony Columbia Pictures a Culver City, California. Immagine pubblica. Sandler è stato citato più volte in vari media, incluso negli spettacoli televisivi dei Simpsons nell'episodio Monty Can't Buy Me Love, in I Griffin nell'episodio Steroids, e in South Park nell'episodio You're Getting Old. È stato anche citato nel videogioco Half-Life, Opposing Force. Vita privata. L'attore vive con la moglie Jackie e le figlie Sadie di Madison, nata nel 2006, e Sunny Madeline, nata nel 2008, a Los Angeles, ma possiede anche altre case a New York e in Florida. Sandler è tifoso dei New York Knicks in NBA. Nel 2007, Sandler ha fatto una donazione di $1 milione ai Boys and Girls Clubs of America nella sua città natale, Manchester, New Hampshire. Lo stesso anno, ha donato $2100 alla campagna presidenziale dell'ex sindaco repubblicano di New York, Rudy Giuliani. Filmografia. Attore. Cinema. Televisione. Doppiatore. Produttore. Discografia. Riconoscimenti. Golden Globe. Critics Choice Awards. Independent Spirit Awards. Altri riconoscimenti. Doppiatori italiani. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Sandler è stato doppiato da. Da doppiatore è sostituito da. Note. Altri progetti. Collegamenti esterni. Altri progetti.